I casinò usano dei trucchi per farti giocare il più a lungo possibile e quindi per farti spendere di più. Trucco numero 1. Non ci sono orologi, così non puoi tenere sott'occhio da quanto tempo stai giocando. Numero 2. Non ci sono finestre. In un casinò non ci sono finestre. Serve a isolarti dal mondo esterno e a perdere la cognizione del tempo. Il terzo. Ti cambiano i soldi con le fish. In questo modo scommettere ti peserà meno e continuerai a giocare. Trucco numero 4. Sono praticamente un labirinto. Come Ikea, ti ricordi? Così per uscire devi passare per ogni reparto e vedere tutti i giochi. E ovviamente anche i bar. Sono vicini all'uscita, così quando ti scappa devi vedere altri giochi d'azzardo. Numero 5. Ti offrono da bere. L'alcol, pare, ti fa essere meno lucido. Pare. E se spendi abbastanza soldi, ti potrebbero anche offrire sia pasti che soggiorni gratuiti. Ma quindi, quanto ci guadagnano? Nel 2013 il Wall Street Journal ha fatto un'indagine. Ha preso il 10% degli scommettitori che giocano più soldi. Ecco, tra questi, il 95% è uscito perdente. Dall'altra parte, i casinò hanno un fatturato globale annuo di 123 miliardi di dollari.